Buonasera ai telespettatori di Rete 7, vediamo insieme le notizie. Intanto, sino al 25 febbraio, chiusura di via Onorato Viviani tra via Artom e via Guidi per lavori, posa, tubature e gas. Abbiamo sino alle 20 la chiusura di via Alpi tra Corso Francia e via Verdi. Dalle 18 un presidio fronte via San Benigno 22. Prosegue sino al 10 marzo al Parco Carrara il Luna Park di Carnevale. Sino a venerdì al campus Luigi Einaudi, lungo Dora Siena, le giornate di orientamento. Sino a venerdì le linee 40, 81 e 99 e la linea 80 sino a domani subiscono deviazioni di percorso. E veniamo alle notizie di domani, giovedì 21 febbraio. Chiusura di via Dobré tra Corso Umbria e via Antonello da Messina per un trasloco. Alle 13 in piazza Palazzo di Città, consegna da parte di Mimoto al comando centro della Polizia Municipale di Torino di uno scooter elettrico. Dalle 10 alle 13 prove anche per i cittadini che si vogliono cimentare alla guida di un veicolo elettrico in piazza Palazzo di Città. Domani dalle 16 alle 17 presso la bocciofila Alpini Parella, via San Bertrand 51, la Polizia Municipale di Torino incontra i cittadini sul tema truffe agli anziani. L'ingresso è libero. Domani notte, come di consueto, le operazioni di pulizia meccanizzata con la chiusura dei sottopassi 23:30, 1:30 chiuderà sottopasso Repubblica Porta Palazzo, 2:30, 4:30 chiuderà sottopasso Lanza, ricorso Massimo D'Azeglio. Ed è tutto, buona serata, buon viaggio e a domani.